veterano doc cresciuto nel mito di... C'è un portiere, Zoff, passati tanti anni. Ma... Il mito di, diciamo, Handanovic, che quando ero piccolo lui faceva allenamento lì allo stadio, io a me piaceva guardarlo, vederlo, facevo anche raccatapalle, quindi le partite ero sempre dietro la sua porta, quindi mi è sempre piaciuto fin da piccolo. È un bel modello, insomma. Diciamo che ha fatto carriera. Anche adesso è uno dei migliori portieri di Serie A, insomma, quindi... Sì, poi sì. Ha avuto modo di conoscerlo anche, oppure lui fare l'autografo quando eri bambino? Oppure... Sì, lui poco, perché io ero piccolo, quindi non ci siamo allenati assieme ancora. Ho visto solo l'autografo, due foto e basta. Tu, Meret, Scuffet, amici, perché alla fine siete praticamente cresciuti insieme, no? Poi con Meret vi siete alternati in nazionale, primo e secondo per tanti anni, forse dall'under 15, sì, possibile, under 15, sì. Fino all'under 20, e, insomma, sì. Ti hai sentito in questi giorni? Sì, certo, mi hanno fatto i complimenti, mi hanno scritto tutti e due, e con loro siamo molto amici fin da piccoli, soprattutto con Alex, che abbiamo cominciato dagli esordienti assieme. Quindi eravamo sempre in ritiro, stanza assieme, alle partite, sempre insieme. Facevamo un po' a turno, poi dopo lui è andato con quelli più grandi, io sono rimasto con quelli della mia età, però ci siamo sempre sentiti, ci siamo sempre visti. Quando siamo magari a Udine tutti e due, cogliamo l'occasione per andare a cena assieme, anche con Simone. Quindi siamo molto Infatti, amici. Tra l'altro, Udinese-Milan eri andato a vederla, giusto? Sì, ero andato a vederla perché abbiamo giocato di sabato noi, quindi dopo la sera, quando posso, vado a vedere, vado a salutare tutto lo staff che conosco dell'Udinese, poi ho incontrato Simone, naturalmente. C'è anche il tifoso dell'Udinese un po'. Insomma, ma certo. Ma direi di sì, visto che sei cresciuto lì. Sì, 10 anni ho fatto lì. Quindi. Senti, però, insomma, adesso c'hai questa parentesi al Padova. Dopo una prima fase in cui, insomma, non hai avuto spazio, nelle ultime due partite hai giocato e ti sei fatto valere, insomma, perché insomma, le tue parate sono state determinanti per i due risultati. Sì, sono molto felice di essere qua. All'inizio mi avevano parlato tutti bene del Padova, quindi io sono venuto molto contento, con il sorriso, pronto per far bene, per aiutare questa società. All'inizio non ho avuto occasione di giocare, però io ho sempre lavorato. Sempre lavorato duramente col mister, con i miei compagni. E infatti queste ultime due partite mi sono fatto trovare pronto, ho cercato di fare quello che mi ha insegnato il mister e spero di continuare. Certo. Senti, tra l'altro alla vigilia della partita di Ascoli il mister diceva, insomma, che in queste prossime due settimane durante la sosta avrà modo poi di fare una scelta definitiva sui portieri. Appena arrivato, deve vedervi. Come vivete un po'... Come sempre, noi lavoriamo sempre al massimo, non penso che qualcuno tiri indietro il piede, quindi noi lavoriamo sempre al massimo, adesso il mister ha due settimane, meglio per noi, così possiamo dimostrare al mister ognuno il suo valore, quindi con serenità, proprio come abbiamo sempre fatto noi nei portieri, non c'è nessun problema. Senti, sì. Come hai vissuto? Diciamo il giorno dopo alla prestazione di sabato, perché poi ti ho visto anche te intervistato su DAZN, sembravi anche emozionato dopo, cioè c'è stata una grande soddisfazione, è stata una delle prestazioni insomma più belle della tua giovane carriera. Certo, giocare una partita così anche in Serie B non è da tutti i giorni, anche per me che sono giovane, quindi sì, ero molto, molto emozionato, anche perché so che anche la mia famiglia ci tiene molto alla mia carriera, a me, quindi ero molto felice anche per loro. Erano ad Ascoli, sono venuti, ti vengono a vedere oppure ti hanno visto in televisione? Hai visto tutto in televisione perché ad Ascoli era troppo lontano, sono venuti a Cittadella, mio fratello, che è partito subito appena ha saputo che giocavo. Ad Ascoli non sono venuti, però a Padova sicuramente verranno tutti. Anche vicino. Sì. Senti, con Merelli e con Favero com'è il rapporto? Se è un rapporto esclusivamente professionale oppure se fuori dal campo avete legato, visto che poi vi allenate sempre tra di voi? Quindi. Sì, no, abbiamo un rapporto molto, molto bello, molto di amicizia, siamo tutti e tre giovani, quindi siamo molto legati sia all'allenamento che fuori, proprio di amicizia, di confronto. Sembra quasi che abbia fatto una buona partita. siamo amici, diciamo, Siete amici. Senti, tra Cittadella ed Ascoli, la parata che più ti ha gasato? Quella punizione contro l'Ascoli. Non pensavo neanche di arrivarci, ho detto mettiamo lì la mano. Ah, no. Cioè, tu hai visto partire la palla? No, perché... scherzando, naturalmente. No. Sì, ho visto partire la palla e sono andato, ci ho provato, è andato bene.
Però hai fatto anche, uno ti vede, tipo sei 1,95 92, sì. 92. Però hai fatto due parate basse molto, molto difficili, perché magari può essere un po' il tuo punto debole. Sì, invece sì, assolutamente. Io questo, le parate basse sono un po' un punto debole, diciamo. Però ho visto col mister Zancopè, dall'inizio dell'anno stiamo lavorando molto, perché io ho detto che naturalmente questo era il mio un po' punto debole. Stiamo lavorando molto su anche le parate basse, che lui mi sta spiegando qualche dettaglio in più per arrivare meglio, e diciamo che sta funzionando, dai. Senti, l'anno scorso hai fatto Trieste all'inizio con Sannino, poi c'è stato magari, ti è stato preferito l'altro portiere, a gennaio sei andato via d'Arezzo, quindi ti sei fatto un po' di partite da una parte e dall'altra. Quest'anno Serie B, insomma, per te cosa rappresenta, insomma, questa esperienza del Padova? Perché può essere veramente, puoi fare veramente il decollo qua, no? Sì, come ho detto all'inizio, io ringrazio la società tantissimo, perché solo dopo un anno di professionisti ha scelto me per la Serie B. Quindi ringrazio naturalmente la società e spero che questo sia veramente una rampa di lancio. Che col Cittadella era il tuo esordio in B. Esatto, sì. Quindi hai fatto due partite in Serie B, poi sì. Speriamo che per te, speriamo, che ce ne siano anche altre sempre con questo rendimento. Dicevi di Meret, eccetera, ma il complimento più bello che ti è arrivato qual è stato? Un messaggio più bello che dici, non so, c'è, cioè, se si può dire, non so. Ma guarda, ti dico la mia famiglia. Abbiamo il gruppo su WhatsApp, e da tutti, a i fratelli, i morosi, le mogli, i miei nipotini che hanno fatto dei video, mi hanno mandati, i loro messaggi sono sempre più belli. Hai regalato la maglietta o te la sei tenuta tu? No, ho tenuta quella di Cittadella. quella la teniamo. Quella la tieni, dopo sì. Per le altre sì. Vediamo, sì. Senti, ma vabbè, fuori dal campo, così a vederti sei un ragazzo tranquillo, così. Non so, giochi con la PlayStation anche tu contro Bonazzoli e Capello che si sfidano sempre, oppure... Non so, dai, raccontaci un po' tu come sei fuori dal campo. E la fidanzata, cioè, non so, chiedo. Ah sì, come mi vedi, io sono anche fuori, sono tranquillo. Ho l'amorosa che viene ogni tanto a trovarmi perché studia a Gorizia, quindi non può venire sempre perché ha lezione e gli esami. Ogni tanto viene a trovarmi, sta qua qualche giorno. Poi, ti ripeto, la mia famiglia viene a trovarmi anche la sera, così nessun problema, vengono a trovarmi. Poi esco con i miei compagni, anche con Zambataro, ho fatto amicizia. Sono tranquillo, così vivi, mi da vedi. Solo qua? Sì, vivo da solo perché ogni tanto viene l'amorosa, quindi sì. Quindi cucina l'amorosa o cucina la mamma quando viene giù? No, guarda, cucino io perché mi piace, quindi come cappellati viene... cappelletti è chef, sì, sì, mi piace, quindi sono a casa lì, mi cerco un po' su internet qualcosa da fare, frico bravissimo. E sperimento. Ma il piatto che allora a sto punto, perché c'ho anche fame, ma il piatto che meglio ti riesce qual è? Che meglio mi riesce? Il tuo cavallo di battaglia a tavola. Così raccontiamo qualcosa anche di diverso. Questa è un po' difficile. Pasta asciutta, si va di secondo, non so, chiedo. Ah, pasta asciutta c'è sempre. A me piace fare molto il riso. Riso, zucchine, zafferano. Quello a me piace molto fare, quindi... Poi anche sano per mantenere la linea. Sì, esatto, sempre sano. L'ultima cosa invece sul campo, dai, che volevo chiedere qui. Ho visto che anche tutta la squadra ha festeggiato molto questa vittoria. È stata una liberazione per voi, perché due mesi senza vincere sono pesanti. Mai come in questo caso è giusto dire un punto di ripartenza. Quanto vi ha liberato questo risultato? Sì, ce la meritavamo tutte, guarda, eravamo qua quando veniamo al campo proprio non sofferenti, però dispiaciuti, perché ogni volta facevamo delle belle partite, delle belle prestazioni e portavamo a casa un punto o anche niente, quindi è stata veramente una liberazione. Adesso abbiamo festeggiato alla grande, siamo contenti, adesso speriamo di fare altre vittorie. Vi vedevo su DAZN quando ti hanno intervistato alla fine, che hai dedicato al papà la vittoria, sì. Tuo papà che non c'è più. Sì, sì, non c'è più da due anni. E quindi la dedicava a lui della vittoria, della prestazione. Grazie. Ok, grazie ragazzi.